vaso c'è. Si vede? Sì. Parti da un dettaglio del vaso. Va, ci avviciniamo. Oh, Maria... No, mi devo confondere con le Marie. Beh, lei è Maria Adele. Maria Adele, Maria Adele. Allora, la vegana senza foglia è l'artista... con la foglia. Con la foglia. Non ti dico, ce la posso fare. Non vabbè, ti dico, ma... È bellissimo. Tu c'hai la foglia, pure tu. C'ho la foglia. Le foglie stanno dappertutto. L'ho comprato in Grecia. Allora, qua gli oggetti ci sono, i vostri oggetti sì. Abbiamo la mela. Abbiamo tutto. Vabbè, allora, il caffè lo abbiamo preso. Andare. Facciamo... Il caffè, siamo pronte, forza. Ci cantiamo un attimo la sigla che l'ho scritta apposta. Vabbè, sì. Cos'è che bella? È la solita storia, vecchia come il mondo, per giustificare i mali di ogni tempo. Presalta così come Eva toglieva la mela, partendo ancora il danno faceva, scommettendo il vaso che Zeus le regalò. Adesso abbassiamo tutto di un tono. Pandora, mi raccomando, che ci vengono a prendere, ci portano. Pandora è anche mia.
Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Pandora, tante donne, una storia. Intanto, visto che è la prima volta che entriamo nelle vostre case, mi sembrava giusto iniziare dalle presentazioni. Io sono Valentina Boffa e non ho mai fatto televisione. In questo contesto sono qua per raccontarvi delle storie, e storie di donne, tante donne. Ecco perché Pandora è tante donne, una storia. Dunque, al centro abbiamo voluto mettere in rilievo la figura della donna, anzi delle donne del nostro territorio, valorizzare quindi tutte le realtà al femminile che sono intorno a noi. E sono anche tante, io me ne sono accorta andando in giro a scovarle, a intervistarle, parlando con loro. E quello che è venuto fuori, il bello, è che sono coraggiose, perché non è facile avere la forza e la perseveranza di portare avanti un progetto, un'idea, un sogno, fino al punto da vederlo realizzato e magari anche riuscire a vivere di questo, emanciparsi o anche solo aiutare qualcuno, donare un sorriso. Ma è proprio da questo che le nostre donne traggono la forza per andare avanti. E qua risiede lo spirito, l'essenza della femminilità, della forza creatrice della donna, almeno secondo me e secondo chi ci sostiene, chi ha partecipato a questo programma. Ecco, le donne che vedrete ospiti qui a Pandora sono così. Ad ogni puntata... Cerca di guai, donne al telefono che non suona mai. Sì? Ciao Zeus! Sì, sì, ma non ti innervosire, non sto parlando male di te. No, è una cosa così. Sta calmo, fatti una camomilla, non lo so, le goccioline le hai prese? Perché le goccioline ogni tanto servono, capito? Sì, ma sta calmo, è tutto normale, eh? Ciao Zeus, ciao. Ecco, io volevo presentarvela in un altro modo, visto che stavo facendo le presentazioni, sono stata così piacevolmente interrotta, però lei si presenta già da sola a questo punto. Lei, umilissima figlia di Zeus, e con grandissimo piacere quindi che noi ti accogliamo qui a Telemia per la prima volta e ti salutiamo con un bel Pandora, ciao! Buonasera popolo di umili! Benvenuta Pandora! Pandora, tu sei un mito, sei un esempio per tutte quelle donne che come te sulla terra continuano a scoperchiare vasi, metaforicamente, chiaramente. Tu l'hai fatto veramente e hai accettato il mio invito ad essere qui ospite fissa per tutte le trasmissioni, tutte le puntate, ti ricordo. L'importante è che resti umile. Io sono umilissima, sei tu che non rispondi al telefono, rispondi dopo 3 ore, mi lasci qua aspettare. Vabbè, comunque... Dicevo, tu sei venuta qua in trasmissione per esprimere il tuo punto di vista, per darci appunto il tuo contributo anche culturale, raccontarci delle storie, dei miti e anche parlarci delle donne del tuo mondo, perché ricordiamo che lei, Pandora, è in diretta per noi dall'Olimpo, cioè non è che ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo... Dal Monte Olimpo! Come? Siamo qui tra dei semidei, semidii... Mi sembra... ti diverti? Sì, come è va? Bellissimo. Stai bene, Zeus? È un mondo meraviglioso. È un mondo meraviglioso, mi fa piacere. Comunque anche qua non ce la passiamo male, anzi dai tuoi racconti probabilmente noi ci renderemo anche conto di quanto siamo simili, ecco. Sono mondi che si incontrano, diciamo. Ma i social network voi ce l'avete? Come? I social network. Ma che domanda è? Scusa, mai voi se ci avete social network? Certo, noi siamo, che ce l'abbiamo. Cioè, voglio dire, siamo... Certo che ce l'abbiamo! Noi siamo nel 2019, ma che dici? Tu stai sull'Olimpo, siete lì a scrivere sulla tavoletta, che mi fai? Non avete inventato niente, in realtà. Questo mi fa piacere, anzi, se ce lo mostrerai. Intanto, giustamente, visto che le nostre ospiti... sono venute qua a Pandora si chiama così perché ci sei tu, voglio dire, ti sto facendo una presentazione che tu mi stai
leggermente devastando. Ecco, no, adesso hai raggiunto la posizione perfetta, visto che continui a coprirmi il viso. Ma che dici? Ascoltami, cara Pan. Mettiti di lato un pochino, Ti piace così? No, dall'altra parte. Ok, ascoltami, carissima, umilissima figlia di Zeus. Perché non ci racconti un po' la tua storia? Allora, la storia... la famosa storia del vaso, di Pandora. E non lo so, quale storia... Allora, io inizialmente ero una statua. Perché sei qua? Io inizialmente ero una statua, una bellissima statua voluta da Zeus. E poi Eolo mi ha soffiato nelle narici, mi ha donato la vita e sono diventata Pandora. Poi il fratello di Prometeo si è innamorato di me e ha deciso di sposarmi. E tutti mi hanno fatto dei doni, infatti Pandora significa colei che ha i doni. E Zeus, che cercava qualcuno a cui scaricare le responsabilità, mi ha regalato questo bellissimo vaso e mi ha detto non aprire il vaso. Ok. Però io, come tutte le donne curiose, non ho resistito e ho aperto il vaso. E dal vaso è venuto fuori il finimondo di tutto. Tutti gli aspetti negativi che adesso vivete tra mortali pare siano attribuibili al fatto che io abbia aperto questo vaso. Ok, mi sembra di capire che c'è un'analogia anche con quello che è successo alla tua collega Eva, quella povera Eva. Si cerca sempre qualcuno a cui scaricare le responsabilità, purtroppo. Io ho aperto il vaso, però c'è da dire che comunque Zeus è stato buono, perché in fondo al vaso mi ha lasciato la speranza. Ah, ecco, una notizia positiva. Quindi magari se uno si impegna, la speranza che le cose possano andare bene. Non cacciarti subito, so che non vogliamo avere problemi qua, voglio dire. No, quindi c'è una speranza. C'è una speranza, c'è sempre una speranza. Infatti, da questo vaso tirerò fuori gli oggetti che racconteranno qualche dettaglio della personalità delle tue ospiti, perché qui sono per raccontare solo storie belle. Ok, quindi tu ti stai servendo di noi, insomma, per rifarti la reputazione, diciamo. Sì, è una specie di riscatto. Ah, ok, va bene. Comunque, guarda, dalla tua storia, quello che emerge, che è anche interessante, in fondo, è che è sempre la solita storia e non cambia mai niente. Quindi, quando una donna è curiosa, intelligente, vuole dire la sua... È pure bella, se ti sposti di lato! Hai ragione, quando... Ecco, guardatela, è bellissima e soprattutto ricordiamo che sei anche... Molto umile, umilissima. Umile. Ecco, quando una donna è così e magari esprime il suo essere senza per forza e il suo punto di vista critico su ciò che la circonda, senza per forza accettare delle imposizioni di pensiero, che in genere possiamo dire, insomma, la storia ci ha insegnato che sono quasi sempre maschili, ecco, un pensiero maschile dominante, insomma, succede il finimondo, è colpa sua, eccetera, tutto quello che è successo a te, a quella povera Eva che ci ha lasciato la sua mela. Insomma, vabbè, è confortante vedere che non cambia niente. No, non cambia nulla. Ok, allora, visto che vogliamo andare avanti e pensare in positivo, possiamo chiamare la nostra prima ospite, però forse... Aspetta! Forse per farlo... Aspetta! Andiamo? Oh, ma hai scoperchiato il vaso! Ma che cosa c'è in quel vaso? Una mela. Quella ce l'ho anche io. È la mela, la famosa mela. Sì, ma il prezzo non lo dobbiamo vedere. Grazie. Questo... Allora, prima di dopodomani, per favore, Pandora, perché io avrei una scaletta da rispettare. C'ho delle ospiti che mi attendono. Guarda che ti copro adesso, se... Il gufo, bello il gufo. Ah, ecco. Oh, ma è un vulcano di energie. È un vulcano, infatti, perché la nostra ospite, che io mi accingo... Sicuramente è un artista. Esatto, questo è un bell'indizio, infatti. La nostra ospite è un artista, lei si definisce, innanzitutto abbiamo detto realtà locale, lei è di Locri.
Tu lo sapevi, Pandi, che lei era di Locri? Ma certo! Ah, certo! È stata tante volte a Locri! Quindi, lei è di Locri, si definisce un grande vulcano e il magma che la anima è la passione per il colore, la materia pittorica sulla tela, e con cui lei restituisce al mondo il suo modo di vedere le cose e ci offre anche delle bellissime emozioni. È un'artista, è una giovane mamma, è impegnata anche nella trasmissione di quello che è il suo sapere con i bambini in tanti laboratori di cui parleremo adesso con lei, perché nonostante i suoi molteplici impegni ha trovato il tempo da regalarci per venire qua. Quindi io con tanto riconoscenza la voglio annunciare. Maria Adele Longo, prego. Ci sediamo, sì, direi che è il caso di sederci in questa bellissima panca. Vedo che sei in tema, abbiamo foglie dappertutto. Sì. Questa è bellissima. Questa è una mia creazione. È una tua creazione. Sì, okay. Un oggetto d'arte in ceramica. Bellissima. Diciamo che faccio tantissime cose, forse troppe cose. No, non diciamo di più. Non svegliamo niente. Parliamo, ecco. Iniziamo a parlare della tua, di quello che ti ha animato, insomma, cosa sta, abbiamo parlato di passione, hai scelto il vulcano, esatto, da portare qua come io oggetto. Ho scelto il vulcano proprio perché questo dipinto, piccolo dipinto che ho realizzato, rappresenta l'energia del vulcano. Uh-huh. Anzitutto ti vorrei svelare come mi sono appassionata ai vulcani, un episodio molto simpatico, insomma, in pratica c'è stata tanti anni fa un'eruzione dell'Etna ed è arrivata a Locri la cenere proprio dell'Etna, pioveva cenere, addirittura noi uscivamo con l'ombrello e non pioveva acqua, pioveva cenere. Mi ricordo che sono andata a prendere i miei figli a scuola, era tutto pieno di cenere. Ecco, questa cosa ha focalizzato la mia attenzione sui vulcani. Ecco, prima magari non ci stavo pensando proprio, è successo parecchi anni fa, addietro, adesso non mi ricordo quando. Quindi da allora ho iniziato a ragionare sul vulcano, su questo elemento. Comunque io sono sempre appassionata della natura, la mia prima fonte di ispirazione è la natura, che un po' poi nei miei dipinti la trasformo in base alle mie emozioni, al mio punto di vista, no? Comunque questo vulcano, ho ragionato, come ho iniziato a ragionare su questi vulcani, ho capito proprio che è proprio molto simile a un artista, queste esplosioni interiori, io mi sento un po' così. Una metafora, quindi sì, io mi sento proprio, sei vulcanica. Io sono continuamente, come se dentro di me ci fosse sempre un moto continuo di piccole esplosioni, che servono queste idee, intuizioni che ti ho. Capisco. E poi continuamente io sono con fogli, foglietti, dove appunto tutte le foglie mie idee. Foglie anche. Dove appunto tutte le mie idee, perché ho paura di perderle, e quindi le raccolgo tutte su questi fogli, sono piene di quindi saranno contenti a casa, sì, felicissimi. Vuoi salutarli? Ciao, amori, tua figlia. Io ho una cucina dove ci sono due sgabellini e lì c'è proprio una pila di libri, di fogli, di appunti miei, che ogni tanto devo andare a controllare, perché è così che nasce poi l'idea, unendo tutte queste, questo materiale che io degli spunti, in giro. Ecco. Però se non fissassi questo questa intuizione, la perderei. E certo, poi certo. Non nascerebbe l'idea, soprattutto l'opera d'arte. Ne hai tante. Troppe. Guarda, un vulcano. Ogni tanto mi succede anche con le canzoni, è la stessa cosa. Poi sì. Io sostengo che l'arte in genere è tutto. È il tutto. È proprio la creazione. È la creazione, esatto. E poi... E sentirsi vivi, proprio di sapere che tu puoi mettere al mondo qualcosa che non esiste. Esatto. E questo per esempio sono i primi dipinti. Io l'ho selezionato intanto perché siamo qua per parlare, certo, di donne, mi sembrava anche bello. Bello, questo si intitola Attesa e sono dei primi dipinti proprio del mio primo periodo. Ero piccola, frequentavo il liceo artistico, gli ultimi anni del liceo artistico, mi ispiravo moltissimo a Giorgio De Chirico, pittore della metafisica. Qua dietro tu hai vinto anche un premio. Non con questo, non con questi dipinti, però in quel periodo in cui dipingevo questi quadri ho vinto un premio importantissimo al liceo artistico, un premio per la pace. Mi hanno selezionato in questo concorso, è stato bellissimo perché quella selezione, questa segnalazione di merito, è come se avesse dato una spinta ancora di più, come se mi dicessero stai facendo bene, bellissimo, continua. Scusa se ti interrompo, ma mi stanno mandando dalla regia. Questi sono dipinti più recenti. Bellissimo. Questo come si chiama? Questo si intitola Sospesa e rappresenta l'unione. Io il mio tema
tema principale, il filo conduttore è l'unione tra uomo, natura e Dio. A me piace moltissimo, i miei soggetti preferiti sono la natura e l'uomo, okay. E mi piace combinarli insieme. Per esempio questa è una nuvola, in realtà, che si trasforma in forma di donna, e addirittura bello. C'è come se fosse un albero nella parte superiore. Uh-huh. Ecco, e tutto questo è tutto un insieme, poi c'è quella luna, la gente che riguarda questo fenomeno affascinante. Scusa, ma quello è un autoritratto mio praticamente. No, perché sempre perché la nostra Pandora è l'immagine, l'emblema dell'umiltà. Infatti mi sono ritrovata proprio in quel ti dipinto. Ritrovi, sì. Perché non ti metti anche allungata così bella? Proviamo. Lunga, con quella appesa, col collo proprio fine, così che guardi in quella posizione. No, ma se già mi ha fatto un autoritratto va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Ma poi lei ha colto proprio il segno comunque, questa sinergia. Ma io infatti cerco di cogliere. Tra natura, Dio e essere umano. Senti, visto che sei intervenuta a sproposito, però ci dai almeno modo di mostrare un'opera invece, cioè un'altra opera, che è proprio lì di fianco a te, perché dovete sapere che il vaso di Pandora che noi abbiamo qua in studio l'ha realizzato proprio Maria Adele, quindi vai, ti faccio io un applauso. Facciamo un anch'io applauso. Anch'io Maria Adele, però devi restare umile. Sempre è umile. Sempre umile. È importantissimo. Io faccio le cose con tanta passione e mi diverte questo mio mestiere, che poi è la mia vita. È stupendo dipingere, dipingere è proprio liberarsi. Una libertà è. Pittura per me è uguale arte, pittura è uguale certo. Libertà. Perché se tu te le tieni dentro le cose, esatto. Ti si forma come una sorta di idee che invece devono uscire, bisogna... Sì, no, devono uscire, anzi soprattutto uno cerca di... un'altra idea sempre, no scusate, però lei ho cercato qua, di dare il mio contributo alla trasmissione. Esatto, ecco. La prima puntata veramente lei ha realizzato questo bellissimo logo. Abbiamo parlato tanto io e te adesso in questo contesto, fa anche strano perché sì, mi hai vista, io sono andata a trovarla nel suo atelier dove realizza le sue opere, dove fa anche dei laboratori di cui parliamo tra un attimo. Volevo giusto complimentarmi ancora una volta, grazie. Ringraziarti per questo regalo che ci grazie. Hai fatto, perché noi di Pandora stiamo partendo da zero, cioè dal basso. Io non ho mai fatto televisione, stiamo partendo umilmente. Brava, hai detto la parola giusta. Grazie. Quando lo deve dire non lo dice. Vabbè. Ma io lo sto ripetendo continuamente. Sì, sì, vabbè. Comunque, quindi partiamo con le nostre forze, e la nostra forza è l'unione. Quindi certo, l'unione certo. Di intenti, l'unione di arte, il fatto di sostenerci anche a vicenda. Assolutamente, tu una cosa stupenda è aver contribuito alla realizzazione di tutto questo bellissimo programma, è importante, pure la presentazione, il logo, io mi sono ispirata a quello che tu mi hai detto e quindi... No, di la verità che ti sei ispirata a me. A te, scusa, mi ero dimenticata. No, quando si parla di bellezza, ragione. Pandora. Pandora, perdonami. Nulla. Va bene. Ti perdono. Non so se arriva alle altre puntate, magari cambio mito. Magari prendo un altro, non lo so. C'è il contatto di... Ma è simpatica, dai. È simpatica. Non mi viene a mente. Pandora? Sì. Io? Sì. Ci mancherebbe. Senti, voglio il contatto di qualche tua collega dopo, però magari ti viene un raffreddore, una volta non puoi venire e dici... No. Come no? Quando sono stata realizzata come statua si sono ispirate ad Afrodite, perciò... E non ci potevamo avere Afrodite, visto che... Sono il top. Sono il top. È il top. Va bene, io volevo parlare un attimo ancora delle tue realizzazioni. Abbiamo accennato alla ceramica e anche al fatto che tu realizzi dei laboratori. Per me è una cosa bellissima, anche perché sono madre anche io, insomma siamo tutte mamme qua. Quindi è bello passare le proprie passioni ai propri figli, trasmettere questa energia, dare l'esempio. Assolutamente, bellissimo. Non lo devo dire io cosa è bello, dimmi tu cosa io pensi. Io ti dico che io sono cresciuta... Cosa ti ami? Sì, io sono cresciuta proprio, già da piccolina maneggiavo l'argilla, perché mio papà portava a casa nostra l'argilla, mio papà è scultore ceramista. Quindi una famiglia sì.
E quindi portava a casa la sera, portava l'argilla, noi ci mettevamo, io, due sorelle e un fratello, ci mettevamo tutti intorno al tavolo e facevamo queste piccole sculturine che ancora ho qualcosa posata che a casa. Che bellezza. E poi osservavo pure mio papà che realizzava queste sculture, erano delle sculture molto carine. Mi ricordo proprio, guardavo proprio cosa, come toglieva l'argilla, come metteva i pezzi di argilla, ero molto interessata. Quindi questa cosa, secondo me, e io ho capito che secondo me da piccoli questi bambini devono respirare l'arte, cioè devono avercela vicino, perché l'arte ci aiuta in tutte le cose, ci migliora, fa bene a noi, figuriamoci ai bambini. Ah certo, è vero. Quindi io ho iniziato a fare i laboratori per i bambini, ho iniziato con dei progetti PON nelle scuole, poi piano piano ho pensato che sarebbe stato bellissimo aprire le porte del mio studio e far entrare tutti i bambini creativi nel mio studio, perché lì ho tutti i materiali, ho il forno. Lo so, ci sono stata semplice, anche io, è vero, è bellissimo, è una bellissima realtà all'Ocri, dove si trova? Si trova in via Nosside, all'Ocri, e abbiamo questi due studi, uno studio dove facciamo pittura, uno studio dove facciamo ceramica, e i bambini si divertono, la cosa più importante. Questo è il tuo, è la mia locandina, è la tua locandina. Tra l'altro tu hai portato anche un oggetto che qua abbiamo non a caso, ecco, che troviamo anche rappresentato nel tuo bigliettino, insomma. Sì, questo l'ho realizzato io, quello invece è un'opera di alcuni bambini. Fatto bambini? Sì, perché io nelle mie locandine del laboratorio d'arte metto le opere dei bambini. Che bello. Questa invece è una mia scultura, poi ti spiegherò che cosa significa. Okay. Prima ti voglio finire di spiegare in che cosa consiste questo laboratorio per bambini. Sì, mi interessa. I bambini, secondo me è importante perché i bambini nel fare arte, a parte che acquisiscono la manualità, no? Quindi tenere fermo il pennello, dipingere nei contorni, modellare bene l'argilla, creare una forma, a parte questo che è molto importante perché è importante, ma anche acquisiscono fiducia in se stessi, autostima, certo. Vedono il mondo con occhi diversi, soprattutto capiscono qual è la vera bellezza, che ne so, anche un tramonto, il profilo di una montagna, ecco, quando loro si mettono, fanno arte, si applicano in queste tecniche artistiche, io insegno tante tecniche artistiche, non solo la ceramica, i miei primi laboratori erano solo ceramica, poi ho aggiunto altre tecniche artistiche, la pittura, il mosaico, il collage, quindi loro si trovano ogni giorno con una tecnica, a sperimentare una tecnica diversa, e questo è molto bello per loro perché, dico, ti ripeto, secondo me fa molto bene alla loro anima. Penso io questo, correggimi se dico una cavolata, certo. Però anche un modo per esprimere le proprie emozioni, assolutamente, ed certo. È importantissimo, certo. Per dei bambini non tenersele potersi dentro. Esprimere. Questa è una cosa, purtroppo nell'epoca in cui siamo, siccome sono mamma anche io, certo. Mi rendo conto che ricevono anche tantissimi input sbagliati dai media, la tecnologia sta prendendo un po' il sopravvento, esatto, sulla natura, sulla realtà è tutto troppo virtuale, sì. Invece l'arte ti aiuta a mantenere il contatto con la bellezza, la vera bellezza, la vera bellezza. State parlando di me, lo sempre di lei. ma sai che me lo sentivo che adesso arrivava la cosa bellissimo. vuoi aggiungere qualcosa bellezza, che adesso mi sento in qualche modo nominata in ballo, ovviamente, sì. Sì, comunque ha ragione. Meno male che l'hai detto, no, mi sembra una cosa importante da sottolineare. Hai ragione, no, l'ha detto ha Pandora. Ragione nel senso che abituare i bambini alla bellezza è importante. Sono d'accordo. È fondamentale. Sin da piccoli. Sì, prima possibile. Poi tra l'altro noi non è che facciamo una gara al dipinto, alla scultura più bella, no. Ognuno esprime il proprio modo di vedere le cose e tra di loro si confrontano, che anche questa è una cosa molto bella, confrontarsi tra di loro. Tu l'hai fatto così? Oppure a volte fanno dei lavori di gruppo insieme, no? Quindi c'è la collaborazione. Sì, la condivisione tra un momento. Si confrontano, tu lo fai così, ma se tu lo fai così, allora io lo faccio così, viene meglio il tuo. Ecco, questo stare insieme è anche molto bello, lavorare insieme per un progetto comune. Esatto, un po' come stiamo cercando, nonostante lei, di fare noi, ecco. Di fare, infatti. Qua non interviene,
Invece ti volevo dire una cosa. Fate, perché io mi guardo, ma... Ci osserva da lassù. Sì. Dai, cosa ci volevi dire? Sì, volevo dirti invece, sempre per quanto riguarda la ceramica, ti stavo dicendo che io praticamente quando ero ragazzina, vabbè, papà portava a casa l'argilla, ero piccola, poi crescendo ho frequentato le scuole medie, mi sono appassionata sempre di più all'arte e i professori hanno consigliato ai miei genitori di farmi iscrivere al liceo artistico perché questa frase ha una bellissima mano, per me è stata una frase stupenda. Te la sei ricordata? Sì, sì, ecco, chi se la dimentica più? So i professori di Pandora cosa le abbiano detto, però è evidente che sta cercando di superare un trauma. No, io ricordo che quando ero giovane volevo fare sport, però arrivavo sempre ultima e quindi mi hanno fatto capire che non ero portata per lo sport. E per cosa eri portata? Per la bellezza. Già, dimenticavo. Anche perché non mi è venuta in mente? Ah, vabbè, anche per fare danni comunque. Per buttare guai, confusione, sta roba qua. Sì. Ecco, cerca di rimediare perché sei qua per questo, te lo ricordo. Perché c'è sempre Afrodite dietro di te che piglia il tuo posto. Chi? Afrodite? No. Afro, sì. Ti piace? Afrodite, no. Pandi? No, è troppo vanitosa. Posso chiamare Pandi così per abbreviare un attimo i tempi? Basta che non mi chiami Pandina. Va bene, Pandina. Dunque. Quindi stavo spiegando, no, che in pratica nella crescita io frequentavo questo laboratorio di mio papà dove faceva ceramica e quindi mi sono appassionata alle tecniche della ceramica, a parte che continuavo a dipingere, mi sono appassionata a queste tecniche della ceramica. Tante, sono varie fasi, molto lunghe, di attese, che si asciughi l'argilla, comunque mi sono appassionata. E nel 2006 è nata una linea di oggetti d'arte, tra cui ci sono questi amori di mamma di cui ti parlavo. Che abbiamo visto, abbiamo scorto prima le tue immagini, la tartarughina. Sì, dove la mamma e la figlia, mi ispiro tantissimo al mondo mio e di mia figlia Ilaria. Che è qua adesso, l'amore infinito, ti brillano gli occhi, è per questo, perché Ilaria è qua, insomma. E quindi è nata questa linea Maigila di oggetti d'arte e bomboniere, in cui sono piccoli oggetti realizzati da un pezzo di argilla, non sono realizzati da degli stampi. Io prendo un pezzo di argilla e gli do la forma con le mani, ecco, quindi sono pezzi unici. È importante non c'è un dire pezzo questo, se... uguale all'altro, sono tutti fatti a mano, quindi sono tutti pezzi unici. Quando noi ti chiamiamo per chiederti una creazione, può essere magari per un evento, un battesimo, una bomboniera, lo fanno. O anche, che so, un papillon per cantare, ad esempio. Che lo aspetti. Che lo sto aspettando, il mio. sappiate che Maria Adele è un pezzo unico. Ha pezzi unici, perché è una vera artista. Noi ti ringrazio. Siamo contentissime di averti avuta qua. Grazie. E ancora ti ringrazio per il tuo contributo fondamentale, ma soprattutto per quello che fai ogni giorno con la tua attività e per la forza e la passione che ci metti. Io vi ringrazio per avermi dato questa straordinaria opportunità di raccontarmi. Grazie. Grazie a te. Vai, Maria Adele! Grazie, ciao Pandora! Porta un po' di bellezza! Certamente, la porterò sempre, sempre in giro. Grazie, ciao! Ciao Maria Adele! Benissimo. Volevo dire, ma... Che vuoi dire? Dai, dici qualcosa che abbiamo il momento no, musicale adesso. No, hai detto che canti, no? Volevi dire qualcosa di inerente. Mi stai stupendo, Pandora. Sì, una canzoncina ce la fai? Certo. Allora, io ho pensato in queste puntate, parlando di donne, di apportare anche il mio contributo per quanto riguarda quello che... quello di cui veramente mi occupo, che non è televisione come forse state notando, però è la musica. Quindi ho voluto rendere omaggio a un brano interpretato da una delle artiste che fino a quando ero piccola ho ammirato, stimato e ascoltato, come penso tanti di voi, un brano cantato da Mina. Allora, Mina è semplicemente disarmante, perché dice quello che pensa, perché sa leggere negli altri e sa che non è affatto necessario sapere tutto di una persona per amarla e capirla. Ecco, una così probabilmente o la ami o la detesti, o ne rimani affascinato o pensi che sia pazza. Mina è uno sguardo a cui non ti puoi sottrarre. Davanti a lei non puoi negare quanto certe cose siano vere e quanto altre siano fantastiche. Basta uno sguardo e ti metti a nudo e tutto appare per quel che è. Mina è la voce che chiama la primavera.
che ti sussurra la bellezza del mondo. E ho pensato di proporvi il brano uscito nel 66, Se telefonando, con il testo del celebre Maurizio Costanzo e la musica del grandissimo Ennio Morricone, in un contributo musicale realizzato per voi con la collaborazione, l'arrangiamento e l'accompagnamento al basso di Stefano Panuzzo. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io sapessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Se telefonando io volessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, io ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Canzoni col telefono, ogni santo minuto sto telefono. Sì, Zeus. Sì. E dai, t'ho risposto, che continua a suonare, scusa. Sì.
Vabbè, ma le goccioline te le sei prese, per stasera sei arrabbiato, ma che te innervosisci, che tanto la vita è breve, ah già che sei immortale, scusa, no, ma io perché comunque ha cantato quella canzone se telefonando, no? Ma ho pensato, ma tutti questi telefoni, queste telefonate, ecco, e poi alla fine qualcuno resta fregato con queste telefonate, uno è meglio che sta attento, no? Sì, vabbè, salutami, era, ciao. Bene. Scusate. Abbiamo finito con le telefonate. Ogni quindi... tanto Zeus mi chiama perché cerca di, come si dice, di rimettermi in riga. Già che mio marito non ce l'ha fatta. Benissimo. Quindi vabbè, ti è piaciuto questo brano? Tra l'altro il video che avete visto, le immagini sono state girate nel lungomare di Ardore, che tra l'altro bello, andate a farvi una bella passeggiata perché l'hanno messo proprio bene, molto carino. A Scilla ci sei andata? No, mi manca. Scilla bisogna che... era un'amica mia. Poi l'hanno trasformata in un mostro perché... perché sì. Gli uomini quando le donne non le ricambiano le puniscono così. Ma abbiamo già detto che è sempre la stessa storia. Ok. Senti, che ti andrebbe tipo di fare quello per cui sei stata chiamata a scoperchiare il vaso, vedere cosa c'è adesso? Non ce la posso, non ce la possiamo fare. Un gufo, giustamente. È un pettine quello, è un pettine, secondo me. Poi. Ah, è un cercapulci questo. È un cercapulci, va bene. Va bene, Pandi. Cos'è? Una farfalla. Ah, ok, e questo mi porta forse a parlare dell'ospite che deve venire adesso? Sì. Ok, sì, che tu sicuramente sai chi deve venire, no? Ma adesso, seriamente... Guarda che io so tutto, faccio finta, ma so tutto in realtà. Ah, io mi guardo dall'Olimpo. Scuola, sei di quella scuola, ok. Cioè, anche se vi guardo dall'Olimpo dovete continuare a restare umili. È per questo, quindi, ho capito benissimo. Dunque, lei ha scelto quindi la farfalla blu come oggetto rappresentativo. Adesso, tra pochissimo, lo chiederemo a lei perché sinceramente non lo so... È di Roccella, sicuramente molti di voi la conoscono, saranno passati nel suo studio per un consulto nutrizionale. Infatti stiamo parlando di una giovane professionista, o meglio biologa nutrizionista, specializzata in scienze della nutrizione e della salute presso l'Università della Calabria. La chiamo subito così ci racconterà di persona la sua storia e ci darà anche qualche consiglio. Prego, Maria Grazia Vigliarolo. Buonasera. Ciao. Piacere averti qua, sediti pure alla mia sinistra. Allora, come ho chiesto anche, intanto tutto bene? Sì, 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 sì. Ci siamo viste, il caffè l'abbiamo preso, sì. Vabbè. Noi ci siamo, è la prima volta che ci vediamo, sì, di vero, persona, vero. Non sono mai passata da te per un consulto, ma adesso prima dell'estate mi sa che magari per rimettermi un po' in forma ci penso. Dunque, partiamo dall'origine, intanto partiamo dalla farfalla che mi interessa, perché non sono riuscita a capire la connessione, spero che non si tratti di cucina che ha a che fare con gli insetti, poi no, per il resto... No, questo no, è un po' rappresenta quella che sono la donna io oggi, visto un po' bella. Il concetto che bene o male ho avuto modo di immaginare con la realizzazione che hai avuto di questo programma Pandora, cioè un po' come una sorta di rivincita delle donne, ho voluto portare un po' quello che penso io della donna che sono oggi. Perché come ben sapete la farfalla non nasce così tale, nasce da un bruco che poi crea un bozzo e nasce la farfalla. E quindi quella mi sentivo un po' io, un po' un piccolo bruco che cresce
si alimenta e cresce e diventa una farfalla, quella che poi oggi mi sento io, cioè una sorta di rinascita come donna. È un po' quel messaggio che io cerco di dare anche alle mie pazienti quotidianamente. E non a caso sei qua infatti a Pandora a raccontarci il tuo percorso, sì. E infatti vorrei parlare con te dell'inizio, insomma, cosa ti ha animato a intraprendere questa strada, ti ha motivato per cominciare? Perché la biologa nutrizionista, sì. La tua famiglia, non lo so, raccontaci. Guardi, un pochino. Guarda, sono sembra curiosa. Strano, ma già da piccolina sono stata sempre appassionata di cucina, di comunque degli non alimenti. È strano, ce ne sono tante persone. Raccoglievo fiori, piante, frutti, cercavo sempre di approfondire tutto ciò che mi circondava. Mm. E poi nel corso degli anni, già sai, quando si fa la scelta delle scuole medie, dell'istituto che andrei a fare alle superiori, io già avevo le idee chiare, già mi sentivo. Io volevo scegliere come ipotetico lavoro qualcosa che riguardasse l'alimentazione delle persone. Ancora ero una ragazzina. Per una bambina, Bambina, però già infatti pure i miei penso che volevano che andassi all'artistico, perché anche a me piaceva. E avresti incontrato magari piaceva l'arte. Però io già avevo un'idea, infatti poi nel tempo ho maturato questa scelta, sono arrivata a fare poi scienza nutrizione e poi decidere di fare la nutrizionista, ma una sorta di nutrizionista non fine a se stessa, nel senso vista come soltanto per dimagrire o comunque ecco. Giusto il concetto di dieta classico, ma cercare di far passare. Scusa se ti interrompo, sì. No, che prima ho visto che Pandora forse ha mandato un messaggio subliminale, siamo nell'altra intervista, Pandora, comunque, questa sei tu, ok, quello era il bigliettino di visita di Maria Grazia. Vabbè, comunque a me la nutrizionista non serve. Giustamente. No. Perché siccome mi hanno creato che era una statua, ero già perfetta. Non ho bisogno di ritocchi, di cose di questo ma tipo. Ma perché non fai la statua ogni tanto della serie... Così? Perfetta. Che non parlano. Così? La statua... No. Mentre io sto intervistando... Ma ti pare? Per favore. Cioè, almeno quei pochi momenti seri che riusciamo a creare. Piccoli. Stavamo parlando così bene io e Maria Grazia, ma scusa. Infatti la nutrizione è una cosa, io ho solo detto che non ho bisogno della nutrizionista perché sono perfetta, perché sono nata statua, ma poi tutte le altre hanno bisogno, a parte me, ovviamente. Ok, vabbè, l'hai conosciuta anche tu, mi dispiace, però... Ma perché fondamentalmente è l'umiltà il concetto di partenza, siccome sono perfetta non mi serve nulla. Sì. Meno male, meno male che l'hai specificato perché non l'avevamo ancora capito. E, posso andare avanti con l'intervista? Sì. Va bene, ok, grazie. Allora, dicevamo, ho selezionato qualche immagine che ho preso dal tuo profilo Facebook, sì. Mi sembrava rappresentativa. Un po' questa è la mia quotidianità, ogni tanto sì. Faccio qualche perché foto tu lavori, così. Lavori a Roccella, come dicendo prima, è uno studio, no? Sì, ho uno studio qua a Roccella da 2 anni, prima lavoravo a Cosenza dove lavoro anche adesso, però come sede principale il mio studio è qui a Roccella Ionica da pochi anni, però cerchiamo di portare avanti questo messaggio che poi... Con altre immagini. Sì. È un po' una visione della nutrizione legata sotto anche l'aspetto psicologico, perché quello che voglio fare, io lavoro soprattutto con le donne, si vede anche dal mio studio che è molto sul rosa, sul lilla. Sì, ho avuto un modo, ma infatti ci devo passare perché mi ha incuriosito parecchio. Tu l'aspetto psicologico è importante. Sì, è essenziale, no? Non c'è mai una donna, comunque anche un uomo, un problema di alimentazione, che sia chili da perdere o comunque una patologia da tenere sotto controllo, qualsiasi altro rapporto con l'alimentazione richiede sempre l'aspetto psicologico, che dietro è alterato. Ci può essere uno stato di stress
a casa o al lavoro o familiare, che purtroppo spesso incide magari sugli attacchi di fame nervosa o comunque sui problemi che si ha con l'alimentazione. E spesso trovi anche il soggetto che pensa di mangiare bene, in realtà poi ti accorgi durante poi l'anamnesi che fa anche dei piccoli o grandi errori che magari non pensava di fare. Quindi rendere il paziente consapevole, esatto, prima di tutto. La consapevolezza di quello che noi stiamo andando a fare. Non è semplicemente la visita classica che dai, bilancia, come se fossimo come se fossimo inanimati, come se fossimo delle cose, non delle persone. Ma cerco di far capire, spiegare passo passo quello che noi stiamo facendo dalla visita, come l'accompagnamento durante il percorso, perché è fondamentale non rimanere soltanto alla visita lì e poi rivediamoci dopo un mese al controllo. È importante che il paziente sia guidato anche a casa, cioè se il paziente ha bisogno del nutrizionista perché magari ha un problema, dei dubbi o magari un alimento non gli piace, magari anche delle banalità, il nutrizionista ci deve essere. Quindi perché un solo così costante. Esatto. Ma quindi tramite WhatsApp, oramai siamo tutti nell'era tecnologica, quindi è facile, no? E io vedo proprio il successo che del bello. Paziente perché non, così io mi non segue. Sapevo che esistessero questi modi nuovi anche di concepire. Sì, sì. Sono dei modi che portano i risultati a lungo termine, almeno io nel mio quotidiano ho visto che effettivamente lavorare con la consapevolezza, con l'aiuto, il sostegno al paziente, io effettivamente a lungo termine vedo il paziente felice, in salute, contento dei suoi risultati e con il rapporto con un professionista di fiducia e non di paura, perché spesso col nutrizionista si ha il timore, la paura di andare a controllo o comunque di non aver perso peso. Io da me vengono tranquillamente, dottore, non l'ho seguita sta settimana, ma con molta tranquillità, perché si è instaurato questo rapporto di fiducia e non il rapporto dottore-paziente. Quindi questo secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, è fondamentale. Mentale. Mi sembra molto, cioè un ottimo spunto anche di riflessione. Volevo chiedere una cosa. Prego. Prego, Pandora. Ma il latte di pisello esiste veramente? Io stavo cercando di arrivarci, volevo farla parlare anche insomma, dell'aspetto legato al... Aspetta! Zeus, magari è lei arrivata. Zeus, sì. No, ma era una battuta così, ma esiste veramente sto cioè, non è che stiamo parlando male degli uomini. Non sto parlando male di nessuno. Cioè, proprio... Mi scuso, no, se veramente. Se te lo spiega, dai. Non ti arrabbiare, dai. Pigliati le goccioline, va. Ciao, ciao. Scusate, ma Pandora, appena parli arriva subito. Non è tanto quello, è il fatto che tu hai detto una cosa. Io non lo so da dove tu hai preso questa notizia del latte di pisello. Ma io sono molto social, sono molto... Sei social? Sono una webnauta. Webnauta? Come? Webnauta. È una webnauta, quindi sul web circola questa notizia. Evidentemente, non lo so se ci sono delle siccome foto. Siccome anche... questo tipo di informazioni sull'Olimpo non arriva, volevo chiederla a un'umana, una mortale. Vabbè, abbiamo giusto una nutrizionista, cioè una professionista. Allora, chiediamole ufficialmente se è un fake questa cosa del latte di pisello o se è vera. Io mi scuso già... con Zeus e con tutti quanti a casa. No, è una nuova produzione, certo, detta così può sembrare un po' strana, però è un tipo di piselli, che sono i piselli gialli, dai quali si estrae proprio questa, diciamo, bevanda, che poi è chiamato latte perché magari ricorda il colore, ma in realtà sì, cioè esiste, ma come esiste anche, abbiamo soia, avena, riso, miglio. Sì, io bevo il latte di soia, e quant'altro. Sì, è una specie di bevanda vegetale della famiglia delle bevande vegetali, è recente questa news. Sì, molto recente, ma infatti Pandora se si aggiorna perché...
Modestamente. Sì. Ma infatti, vabbè, questo è un tipo di latte, latte di soia, latte di riso, d'avena, di pisello, bevuto anche da chi sceglie per motivi, vuoi etici, vuoi di salute, comunque di non consumare determinati alimenti, quindi stiamo parlando, stiamo entrando qua un po' nell'ambito di tutto ciò che ruota attorno alla cucina vegana, ecco, sì, ti volevo interpellare un po' riguardo a questo, perché ad esempio io non bevo, cioè io mangio tutto. Cioè, chi mi conosce lo sa che sono proprio che è meglio regalarmi un vestito che portarmi al ristorante. Mi piace mangiare, mi piace la cucina, però sono anche una che si interessa proprio per curiosità, per gusto mio, a ricette strane, cose che fanno stare bene. Cioè, ho tutto un libro a casa, le erbe che fanno bene alla salute. Bello. Sì, mi sento un po' una strega a volte che faccio le pozioni. Mi piace bere cose strane, tisane strane, curcuma, zenzero. Quindi penso sempre, parto dal presupposto che come me magari ci sono tante altre persone. E siccome vedo che spesso c'è un rifiuto, ecco, quando si sente la parola vegano, no? Come se fosse quasi una parolaccia a volte. Però mi sono resa conto che, come faccio io, che mi piace il latte di soia, ma questo fino a quando ero piccola, tra l'altro, molto più del latte di mucca, pur non essendo vegana, ci sono anche persone, altre persone, che magari sono vegane senza saperlo. Ecco, questo era il mio spunto di riflessione che volevo proporti questa sera. Ci sono delle particolarità anche della nostra cucina, nelle nostre abitudini alimentari, poi qua siamo nell'eccellenza di prodotti, abbiamo una qualità, una varietà fantastica in questo territorio. Ci sono delle ricette, potremmo definire vegane, che noi già adottiamo e magari anche tanti di voi a casa. Non vi offendete, cioè nel caso, magari siete vegani e non lo sapete, cosa ci puoi dire in merito a questo? Guarda, quando si dice la parola vegano, essendo una parola che comunque purtroppo, quando vai a classificare già chi non conosce, ma anche come abitudine in generale psicologica, ciò che non si conosce si tende ad allontanare. Ma di vegano nella nostra cucina c'è tantissimo, ecco. La classica pasta e fagioli, ecco. È più di quella, che è un piatto unico completo sotto l'aspetto nutrizionale, quindi parliamo di tutti i nutrienti contenuti in un unico piatto, che è la base dell'alimentazione e della dieta mediterranea. Questo quindi, volevo sentire. Quindi spesso che cosa succede? Ah, tu sei vegano, allora che mangi insalata? Perché non si riesce a fare la connessione. Siamo molto, specialmente al giorni d'oggi, non si va oltre, si guarda solo alla superficie. Ma noi talvolta mangiamo piatti a base vegetale senza rendercene conto. Io nella pratica quotidiana, sapessi quante persone non bevono più il latte, ma bevono già di per sé bevande vegetali, yogurt vegetali, mangiano molte verdure, frutta, la carne, veramente pochissime persone la consumano più di una volta a settimana. Ma parliamo della Calabria, quindi noi come in Calabria c'è questa situazione? Vi posso dire di sì. Perché io la natura offre tantissimo. Perché qua. Comunque ogni stagione ti dà la possibilità di avere tantissime fonti vegetali che possono tranquillamente sostituire chi decide di fare questo tipo di alimentazione vegana, vegetariana che sia, possono tranquillamente sostituire in maniera bilanciata un'alimentazione onnivora classica. Quindi quello che è la nostra cucina, lo spaghetto al pomodoro, o comunque adesso che abbiamo i carciofi, la pasta e carciofi, quindi noi ne abbiamo di scelte vegetali che noi praticamente scegliamo. Il pesto, ad esempio, noi lo facciamo senza sapere come. Ah, vedi, allora quello, io talvolta... La pizza, quella la pizza, senza mozzarella, vabbè. Però per dirti, però la pizza, per la focaccia, la base. Però tu proprio pensa che c'è così tanta difficoltà che talvolta, ti parlo nel quotidiano, siamo così superficiali, perché quando magari ti dico vado ad acquistare, per dirti, il pane, perché i vegani mangiano il pane, sì, perché non riusciamo, cioè c'è questa difficoltà
ad approfondire, a capire, però effettivamente tanti di noi mangiano più vegetale che in realtà più a mangiare animale, quindi non ce ne rendiamo conto perché non andiamo ad approfondire, siamo un po' superficiale, ma sì. Si può fare tranquillamente, ci sono tantissime ricette, non semplicemente le verdure grigliate e le insalate, esatto, come propongono per l'alimentazione vegana, ad esempio, per dirti, i legumi possono essere fatti, i ceci, come la farinata di ceci, le famose panelle siciliane. Ho visto sul tuo Facebook un polpettone. Il polpettone anche, di lenticchie. Sì, ce ne sono. Io per questo nel mio profilo, nella mia pagina, comunque nel mio social, diciamo, cerco di mettere un po' delle ricette diverse per aiutare le persone. Non dico assolutamente lungi da me veganizzare il mondo, però cercare di dargli delle alternative. No, comunque volevo dire. Me l'aspettavo, vabbè, vai. Non ha parlato della frutta, delle verdure, nel senso del pomo della discordia. Adesso ne parliamo. Che ne pensa? Cioè, tutto sto casino per una mela. Ma una mela al giorno, toglie il medico di torno. Ma non è che devi sempre, cioè, intervenire anche se non sai cosa dire. Questo mi dà un buono spunto. No, ti sei salvata in corno. Ti tengo, dai, Pandi, ti tengo. Una mela al giorno toglie il medico di torno, nel senso, ci puoi dare delle indicazioni in pillole sulle cose che ci fanno stare bene, delle piccole abitudini, sì, per farci stare un po' meglio. Allora, considerando il fatto, sì, dicevamo la frutta. La frutta andrebbe consumata almeno quelle 2 porzioni al giorno di frutta, partendo dalla mela. Frutta di stagione, frutta ricordiamo, di stagione, perché ovviamente è importante consumare verdure e frutta di stagione, perché? Me lo chiedo, cioè, so che è così, si dice. Ma se volete le mele ve le lancio, No, ti prego, dobbiamo ripagarle, perché ce le hanno prestate, lo sai che noi qua non abbiamo niente, te lo ricordo. Piovono mele. Cioè, Piovono. No, ma è così, noi l'amiamo anche, perché già ti amiamo. Grazie. O l'ami o la odi. Okay. Cioè, sì, infatti. Come Mina, che ho citato prima. Però restate umili, ragazzi. Sempre. Grazie, Pandi. Però fai rispondere, che era un argomento che mi interessava, magari interessa anche i nostri spettatori. A me le mele non piacciono, lo dico subito. Va bene, hai segnato che non le piacciono le mele. Okay. Allora, se vieni in studio, Pandora, te lo segno che non consumi mele. No, me preferisco i piselli. qua ci stava la telefonata, evidentemente Zeus era andato un attimo in bagno, non ti ha sentito, meglio così, vabbè. Tipo, andiamo avanti, Pandi. Perché di stagione? Perché ovviamente sono delle culture che crescono naturalmente. Mm-hmm. Quando noi andiamo a spingere qualcosa che non è stagionale, comunque ha sotto l'aspetto nutrizionale carenze, perché comunque è qualcosa che è stato spinto per crescere, okay, e poi spesso e volentieri si utilizzano delle sostanze che servono a far crescere più velocemente quei prodotti. Quindi cerchiamo di, che ne so, per dirti, degli ormoni o comunque fertilizzanti, quindi sostanze chimiche che possono accelerare l'accrescimento. Mm-hmm. Quindi cerchiamo di scegliere prodotti di stagione, prodotti preferibilmente locali. Chilometro zero, quindi cerchiamo di preferire ciò che è del nostro territorio, quindi di conseguenza bio, cerchiamo vuol dire di, che non è, ecco, non, cerchiamo non di selezionare niente, dei prodotti che non vengono trattati con sostanze chimiche. Quindi parliamo della frutta, la verdura che va consumata ad inizio pasto, soprattutto verdure crude. Perché questo? Perché danno l'apporto enzimatico di nutrienti al momento iniziale del pasto, facilmente digeribile rispetto alla fine del pasto. Mm. E quindi magari quella famosa sensazione di non digerire la lattuga, faccio un esempio, di gonfiore a fine pasto. Quindi iniziare il pasto con della verdura cruda, dando modo di assimilare quello che la verdura mi dà, dandomi quel leggero senso di sazietà, quindi mangio anche un po' meno. Mangio magari anche un po' meno per poi mangiare
le mie pietanze più semplici possibile. Il piatto particolare più elaborato riserviamolo per, diciamo, la domenica, la famosa domenica o il sabato sera. La pasta vegetariana, cerchiamo però comunque di, più elaborato, di lasciare i piatti più elaborati per il fine settimana. I giorni, diciamo, lavorativi, comunque durante la settimana cerchiamo di fare dei pasti semplici che soddisfano ovviamente le esigenze nutrizionali, ma che siano completi, e variare, quindi inserire tutti i gruppi alimentari. Va bene. Venuti a prendersi la mela? Ok, io... Lo sai tu, Pandora, c'è un motivo se sei qua. Io mi stavo intrattenendo in questa piacevole chiacchierata, però dobbiamo andare avanti. Invito chi fosse interessato a... No, la mela è là! Dicevo, invito... Avevo mandato Hermes a prendere la mela. Sì, va bene. La prendo intanto. Guarda, così. La prendo. Prendo anche un'altra cosa qua, tanto te la do come segno di stima, ecco, e anche così lei forse, non so cosa voglia, gliel'ho data la mela, va bene Pandora? Sì. Ok, le ho dato la mela, e quindi dicevo, invito i nostri telespettatori a rivolgersi quindi alla dottoressa Vigliarolo. E il tuo studio dove si trova, come ti possono contattare? Allora, il mio studio è in via Enrico Fermi. A Roccella Ionica, mi possono contattare attraverso le mie pagine social, comunque per Ragazze Vigliarolo, ma anche per email, che il mio indirizzo email è m.vigliarolo@libero.it, ma tranquillamente se vanno su Google tranquillamente riescono a trovare tutte le informazioni, perché sono abbastanza aggiornata. Vedo che sei molto social, sei una donna moderna, sei una di noi. Io ti ringrazio tanto. Grazie, Maria, a voi. Grazie, ti bacio. Vedi, scusa, qua c'è un microfono che crack. Ti preoccupare, okay. È il bello di essere così a casa. Sì, portagli giusta mela, vediamo cosa vuole. Grazie, scusa, grazie il disturbo. E adesso, mamma mia, che fatica. Andiamo avanti. Ma le mele provocano un sacco di casini. Eh sì, guarda. Ma gliel'hai data? Sì, gliel'ho data, adesso te la porto, stai tranquilla. Perché quella che ho qua è piccola. Ok, facciamo arrivare questa mela, scusa ancora, io non volevo disturbare la dottoressa nutrizionista biologa per portare la mela a te, però visto che e tu sei umile... E chi la volevi portare, a Biancaneve? Va bene, rimaniamo in tema di frutta e verdura, di ortaggi, di mele... Sì. Parliamo del momento serio. Ci vuoi parlare del mito del pomo della discordia che hai cercato di inserire prima nel dialogo? Allora, adesso è il tuo momento, te lo puoi fare tutto bene come vuoi, anzi mi siedo pure. Al matrimonio di Peleo e Teti, non so se magari lo sapete che Teti era la mamma di Achille. Noi non lo sappiamo, noi siamo qua per insegnarci qualcosa. Peleo e Teti erano i genitori qualcosa. Di Achille. A questo bellissimo matrimonio sono stati invitati tutti. La mia mela, che mi fa compagnia, sono stati invitati tutti, tranne che Eris, la dea della discordia. E Eris si è molto innervosita del fatto di non essere stata invitata, così per rovinare questo bellissimo momento gioioso, perché di solito c'è sempre qualcuno che al matrimonio di qualcuno rovina il momento gioioso, okay, sì. Ha deciso di lanciare questa mela, il pomo della discordia, con la scritta... alla più bella, e la lanciò sul banchetto. Questo ha scatenato la rabbia di tutte, perché ciascuna delle donne più belle dell'Olimpo pretendeva di essere la destinataria della mela, e quindi ha scatenato proprio una bella rissa. C'erano queste tre divinità, Afrodite, Era e Atena, che si contendevano la mela. Allora Zeus, che giustamente deve sempre fare il giudice, ha detto che avrebbe stabilito a chi andava assegnata la mela. Scusa se sbadiglio, però mi stai un pochettino... E se vuoi fare il fumetto con me? Come fumetto? Cos'è? Sì, cioè? La possibilità di leggere... Non dirmi che ti sei preparata a qualcosa di divertente, di intelligente allo stesso tempo. È divertentissimo!
Ma veramente? Sì, ma si possono imparare un sacco di cose divertendosi. Beh, quindi facciamo il fumetto. Vai! Allora, la facciamo con il fumetto? Sì, vai. Sì, abbiamo detto di sì. Dai, inizia tu, allora, Panda. Monte Olimpo, nozze di Peleo e Teti. Durante il banchetto, gli dèi mangiano e bevono tra risate e divertimento. Non che mi dispiaccia, ma certo che è strano che Eris non sia stata invitata. Già, poi una permalosa come lei. E così la mia presenza non era gradita, eh? Ecco, un piccolo dono agli sposi, dalla dea della discordia. Oh, una mela con la scritta alla più bella. Oh, è per me! Mia! Ma no, sicuramente è per me. Ma che dite? Sono io la più bella della festa. Ma vorrei scherzare, spero. Voi siete tutte matte? Chiedo pure. Vai, vai Pandora. Chiedi pure a chiunque, sono io la più bella. Si è fatto tardi. Ho una grave emergenza, sapete le responsabilità. La mela così viene scagliata sulla terra e cade nella città di Troia. Paride, dovrai dirci chi delle tre è la più bella. Se sceglierai me, ti conferirò un potere straordinario e sconfinato. Se sceglierai, opterai per me. Ma che è un uomo? Vabbè, vai avanti. Fai una voce femminile, scusa. Vabbè, ma Atena è una dea, insomma, di un, vabbè, un certo piglio. Ecco. Se invece opterai per me, non perderai mai più una battaglia. Faccio la donna. Io invece ti prometto l'amore di Elena, la più bella delle donne sulla terra. Questa era Afrodite. Io scelgo Afrodite. Guarda che caso. Ma guarda te. Ma brutta smorfiosa, così non vale. Ma gli uomini sono così. Sei sempre saputo che tira più un pelo. Hai detto di Afrodite. Afrodite che dice: hai fatto la scelta giusta. Ora ti spiegherò un po' di cose. Giusto un po' di cose, mica tante. Un pelino. Un pelino di cose gli spiegherò. Con questa pillola, quindi vabbè, non, senza trascendere che poi arriva Zeus, si arrabbia, eccetera. Ma è sempre stato così comunque. Questo mito l'abbiamo anche scelto seriamente adesso, perché Pandora spiegaci un po' la morale che c'è, perché poi alla fine tutti i miti, come le fiabe, hanno una morale, no? Ci vogliono dare un insegnamento. Qual è l'insegnamento dietro a questo mito? Niente, che comunque gli uomini continueranno a scegliere. Cioè, poteva scegliere tra non perdere una battaglia, eh. Il potere e il controllo su un vasto territorio, invece ha preferito una donna, la donna più bella del mondo. Ecco. Che tra l'altro ha portato via un uomo sposato. E vabbè, questo ha scatenato una guerra. Insomma, l'isola Olimpo è un po' come Beautiful. Esattamente. Okay. Vedo. Va bene, quindi noi con questa nota di altissima cultura penso che ci possiamo anche congedare per questa prima puntata. Io vorrei invitare i nostri telespettatori a scriverci le loro osservazioni, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se devo cacciare Pandora, se la volete tenere, insomma era giusto una prima. Se poi vogliamo cacciare la conduttrice e tenerci Pandora. Se vogliamo chiamare Afrodite. Prova. Allora, non comunque, è abbastanza umile. Seriamente, sì, umilissima. Seriamente, se scriveteci pure le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti a pandora.redazione@gmail.com. E prima di salutarci abbiamo anche dei ringraziamenti da fare. Innanzitutto ringraziamo la nostra partnership con Angela Salerno, che ci ha gentilmente fornito tutta la scenografia, mele, specchiere, questa bellissima panca, la bellissima panca in ferro battuto, il telefono che giustamente mi stai ricordando, tutti gli oggetti che vedete, quindi li potete acquistare nel suo bellissimo store in via Nazionale numero 2 a Guardavalle Marina. Se volete, anzi, come ha fatto Angela, contribuire, sponsorizzare il nostro programma, vi invito sempre a rivolgervi alla nostra redazione pandora.redazione@gmail.com.
E vorrei ringraziare le nostre ospiti che hanno contribuito e sono venute qua regalandoci il loro tempo, Maria Adele Longo, Maria Grazia Vigliarolo, grazie anche Pandora per essere qua, insomma, so che hai degli affari importanti, quindi... Devo andare a scatenare qualche altra battaglia da qualche parte. Qualche altro... Casino? Sì. Bravo, l'hai detto tu. Allora, io ti ringrazio, quindi Pandora, vorrei fare anche un ringraziamento particolare a chi ha contribuito alla realizzazione della nostra sigla, quindi vi ricordo, abbiamo lavorato insieme, avete visto il contributo musicale prima, all'arrangiamento, al basso Stefano Panuzzo, Valentina Boffa al testo e alla voce. E gli arrangiamenti vocali, quindi vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me, un ringraziamento speciale al nostro regista pazientissimo Antonio Riggio e al padrone di casa chiaramente che ci ha ospitato e anche indegnamente ospitato Pandora, Giuseppe Mazzaferro. Quindi grazie a tutti e vi aspetto a una prossima puntata e vi ci salutiamo con la nostra sigla, cantatela anzi insieme a noi, Pandora, ciao! È la solita storia, vecchia come il mondo, per giustificare i mali di ogni tempo, così come Eva coglieva la mela, la bella Pandora il danno faceva, e scoperchiando il vaso che Zeus le regalò. Pandora, 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 ciao. Pandora, 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 ciao. Buongiorno, sofferenza, io sono curiosa e non sono cattiva, io sono curiosa perché sono viva e mi nutro di storie e vi chiamo all'appello, sorelle capaci, testarde e un po' ribelli, e che sapete quanto costa la libertà. Pandora, 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 ciao. Pandora, 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 ciao. Natura, musica, bellezza, arte, scienza, dal vaso io faccio uscire e tutta la mia conoscenza. Pandora è per tutti, Pandora è anche mia.